bentornati nel mio canale YouTube. Ho utilizzato per oltre un mese questo Samsung Galaxy Watch 7 e quindi ve ne posso parlare in modo super completo e dopo una prova estremamente approfondita. L'ho preferito al 7 Ultra che in tanti mi avete chiesto e in questa recensione anche vi racconterò e vi spiegherò i motivi per cui l'ho preferito, e l'ho trovato anche un netto miglioramento rispetto al Samsung Watch 6, in particolare il Classic che ho provato io negli ultimi mesi, insomma. Beh, in questo video comunque vi racconterò tutti i suoi pregi, che in effetti sono tanti, e anche comunque quelli che sono ancora alcuni suoi difetti. Beh, buona visione. Recensione del Galaxy Watch 7. Ciao a tutti amici, bentornati nel canale di Daniele Pintus. Oggi vedremo in dettaglio, chiacchiereremo riguardo di questo nuovissimo Galaxy Watch 7. Come spesso accade su questo canale, beh, anche questo prodotto l'ho dovuto comprare di tasca mia, motivo per cui posso parlarvene in completa serenità, senza alcun legame con il brand Samsung. E insomma, se volete sostenere questa mia trasparenza, mi raccomando, è una cosa che non vi costa nulla, un like, anche un commento, pure l'iscrizione. Sono cose appunto banali, gratis, ma che mi permettono insomma di aiutarmi e continuare a crescere e anche a far conoscere il mio canale, insomma, per tutto questo algoritmo di YouTube. Detto questo, poi, lui è stato segnalato diverse volte con offerte super interessanti anche dal sito ufficiale Samsung con i vari codici sconto sul canale Telegram di Litech, quindi mi raccomando, vi ricordo di seguire quel canale Telegram. E voglio partire iniziando a parlare di lui partendo dal punto di vista estetico, spesso faccio così, ma in questo caso ha ancora più senso, giusto per spiegarvi perché alla fine non ho scelto l'Ultra, anche se non è l'unica ragione l'aspetto estetico. Comunque a me i watch lisci di Samsung sono sempre piaciuti davvero un sacco. Questo perché sono lineari, essenziali, esteticamente gradevoli. Ho avuto, come vi dicevo, per qualche mese un Samsung Watch 6 Classic. Comodissimo per la sua ghiera fisica, ma esteticamente non mi ha mai appagato appieno. E forse, dal mio punto di vista, ragazzi, un Watch 6 meno riuscito tra tutti gli altri. Oltre al fatto che poi è anche abbastanza pesante. E questa poi è la seconda ragione, oltre all'estetica che proprio non mi piaceva del 7 Ultra, ma insomma siete pochi, quelli a cui è piaciuta, anche il peso, perché è significativamente di più sia quello dell'Ultra che anche quello del 6 Classic da cui provenivo, e c'è una differenza di peso, ripeto, molto importante. 34,7 grammi è il peso della mia versione di Watch 7 da 44 mm, contro, guardate, 58,3 circa di un Samsung Watch 6 Classic. E siamo quasi al doppio, fidatevi, si sente tanto. Figuriamoci poi con un Ultra che supera comunque abbondantemente i 60 grammi. Ottimo poi anche lo spessore dello smartwatch, che è di poco inferiore ai 14 mm, 13,7-13,8 circa. Tenete conto che da dati tecnici vedete di più perché semplicemente la parte dove si va ad agganciare il cinturino è un po' incurvata e quindi contano anche quella, ma fondamentalmente insomma lo spessore è di circa 13,8 mm, che è comunque poco. E poi oltre a questo c'è da dire che, nonostante non abbia una finitura diciamo super premium, perché è in alluminio, comunque è resistente, io l'ho utilizzato al mare facendo sport, facendo qualsiasi cosa, ma vedete che è perfetto e infatti gode anche della certificazione militare. Applauso poi però a Samsung per i nuovi cinturini. Qui vedete un esempio, questo cinturino grigio, però sono fatti davvero bene e sono esteticamente super gradevoli. Richiamano un po' quelli di Apple, comunque nella mia versione grigia, appunto, io lo adoro veramente. Di solito vado sempre in cerca poi di cinturini, insomma, differenti, ma in questo caso proprio non ne ho sentito la necessità. È uno standard da 20 mm, quindi insomma potete eventualmente trovarne un sacco di altri. C'è un nuovo sistema di aggancio, meglio nuovo, già ereditato dal Watch 6, che è riuscita ad agganciare e sganciare in pochi secondi. Non dà fastidio, poi quando le indossate, comodo anche per esempio se le indossate sulla mano destra, sul polso destro, e utilizzate anche il mouse, non è di quelli che vi danno fastidio, che si appoggiano sulla scrivania. Esteticamente poi molto bello anche queste due parti laterali con questo cinturino in nylon, insomma
con colori un po' primaverili, un po' estivi, che comunque, ripeto, esteticamente a me piace parecchio parecchio. Comunque fino a questo momento abbiamo visto molte cose in comune con i Samsung Watch 6, a parte appunto il cinturino. Ma dove sta la differenza? Anzi, la differenza principale? Una delle differenze principali risiede nel processore. E il processore e alla fine proprio le prestazioni, sia dal punto di vista della fluidità che dell'autonomia anche, sono esattamente identiche tra questo Watch 7 normale e un Watch 7 Ultra. Di conseguenza l'Ultra non mi piaceva esteticamente, non mi forniva fondamentalmente prestazioni maggiori e ho preferito di conseguenza lui. Ma come sono queste benedette prestazioni? Beh ragazzi, il processore è un bel passo avanti finalmente di Samsung. È un Exynos W1000 con processo produttivo a 3 nanometri. Ci sono sempre 2 GB di RAM e adesso ne abbiamo 32 di memoria. Ed effettivamente a livello di fluidità ragazzi c'è un miglioramento che è importante. Qui lo vedete da solo, insomma come scorre molto bene tra le applicazioni. Mancano un po' quei classici micro laghettini che in effetti poi ho notato ancora di più se lo metto a confronto con il 6 Classic. La differenza è veramente importante in alcuni passaggi. Il sistema è super fluido e anche quando poi vado a riavviare il sistema o quando vado a richiamare applicazioni un pochino più pesanti tipicamente, questo Watch 7 è semplicemente più piacevole da utilizzare, molto molto più fluido. E poi c'è da dire che questo nuovo processore è andato a migliorare in modo sensibile anche le prestazioni della batteria. Ora attenzione, attenzione, perché la maggior parte delle recensioni che troverete in rete, per non dire praticamente tutte, sono state fatte prima di un importantissimo aggiornamento che ha fatto Samsung e che aveva anche detto che avrebbe fatto, perché effettivamente c'erano dei processi che andavano sistemati, che consumavano in modo importante la batteria. Quindi tenete conto di questa cosa che vi ho detto. Ora, guardate un po' questo risultato che poi è anche migliorato nel corso dei giorni in qualcosina, di qualche punto percentuale, ma non in modo significativo, ma guardate qua. L'ho praticamente ricaricato domenica 4 alle 8:50, vedete che sono con il 100%. Dopo un giorno intero, ricordate però con tutto attivo, quindi lettura dei battiti, ossigenazione, stress, lunedì 5 alle 7:50, con tutto attivo avevo ancora il 55% di batteria. A mezzanotte inoltrata, quindi siamo già in realtà a martedì, ho ancora il 21%, quindi dopo fondamentalmente un giorno e mezzo, che mi ha permesso di affrontare la notte. Infatti la mattina mi sono svegliato che avevo ancora il 10% e a quel punto l'ho messo in carica dopo 48 ore con tutto attivo. Non avevo l'always on, ma comunque tutto il resto era attivo. Ci mette poco più di un'ora con insomma 10 watt classici e la basetta che non è cambiata rispetto al Watch 6, insomma alla serie 6, la basetta è praticamente identica. E quindi capite che parliamo di 2 giorni, 48 ore intere, insomma tracciando 2 notti e 2 giorni completi, che non è un risultato eclatante, questo no, non lo metto in dubbio, però è un ottimo risultato insomma per tutta la serie degli smartwatch con Android Wearable, con Android Wear OS. Detto questo, comunque tenete conto che le prestazioni possono un po' migliorare se andiamo a togliere qualche tipo di tracciatura, per esempio chi non interessa tracciare costantemente lo stress o costantemente i battiti può aumentare le prestazioni, come naturalmente si va a ridurre un po' se attivate l'Always On Display. Però in generale le ritengo prestazioni assolutamente interessanti, certo, certo non è quel risultato eclatante che magari si ottiene con un OnePlus Watch 2, che tra l'altro sto provando, quindi insomma se vi interessa rimanete collegati al canale con l'iscrizione. Detto questo però tenete conto di tutte le altre cose che questo smartwatch ha, per esempio un display che è ancora il miglior display su smartwatch Android. È un Super AMOLED da 1,5 pollici nella mia versione da 44 mm e ben 327 ppi di densità di pixel. Ha un sensore di luminosità integrato che funziona estremamente bene e la luminosità di picco è di ben 2000 nits che sono tantissimi, e sotto il sole è semplicemente perfetto. In più lo schermo, non essendo particolarmente grande, soffre anche molto meno i riflessi e sotto il sole è semplicemente perfetto, perfetto, mai avuto un problema di lettura. E non dimentichiamo che questa versione ha anche un vetro in zaffiro, quindi
estremamente resistenti a graffi e rotture, ma poi, essendo proprio con un design di questo tipo, fatto in questo modo, si applica una pellicola, io ce l'ho applicata insomma di base, ma una pellicola in vetro si applica e non dà nemmeno particolarmente fastidio, non si nota tanto ed è facile da applicare, quindi anche questo per me è un punto a vantaggio insomma del design e di come è fatto questo Samsung Watch 7. Perfetta inoltre poi anche la rotazione dell'attivazione dello schermo, quindi ogni volta che voi girate il polso fondamentalmente lui si attiva, e questo soprattutto comodo durante gli allenamenti per non mantenere sempre attivo il display. Poi ottima anche la vibrazione, anche se oggettivamente non siamo insomma ai livelli di Apple Watch, che è ancora qualcosetta in più insomma rispetto a questo, ma rispetto a praticamente qualsiasi altro smartwatch che abbia mai provato. Va bene, detto questo, comunque, avendo Android Wear, naturalmente a tutte le cose che contraddistinguono questo tipo, insomma questa filosofia di software, cosa intendo? Beh, per esempio possiamo installare migliaia di applicazioni, ovviamente utilizzando il Play Store. Abbiamo anche la possibilità di fare pagamenti al polso utilizzando Google Wallet oppure Samsung Wallet. Abbiamo poi la risposta completa alle notifiche. Cosa intendo completa? Che potete rispondere in ogni modo, per esempio con delle emoticons, oppure potete andare a scrivere anche con la tastiera che è integrata, oppure potete anche dettare quello che volete scrivere. E tenete conto che grazie all'intelligenza artificiale di Samsung adesso abbiamo anche delle risposte che ci vengono suggerite, e devo dire io ogni tanto l'ho sfruttato perché effettivamente forniscono quel qualcosa in più e possono essere molto molto pratiche insomma, soprattutto in uno smartwatch, cioè, piuttosto che stare lì insomma a scrivere o a dettare ogni volta, che magari anche dettare in alcune situazioni non è possibile. Un altro miglioramento che ho notato del 7 rispetto al 6 è anche nei microfoni e nelle chiamate. Adesso vi faccio vedere questo sample audio, come al solito ho fatto una chiamata col mio amico Diego di Cose Cinesi, e sentite un po' la differenza di come si sente insomma un po' in velocità, quindi con un po' di rumore di vento, con il Watch 7 rispetto al Watch 6 Classic. Allora sto provando un Samsung Watch 7. Allora adesso sto provando un attimo a accelerare, vediamo se riesco a non farmi uccidere. E adesso come mi stai sentendo? Disturbato? Male? No, sempre benissimo. Sento appena appena il rumore dell'aria, ma non quando parli, quando fai pausa, ma alla riduzione del rumore probabilmente, perché quando parli non si sente proprio l'aria. Ah, ok. Io ti sento un po' basso, comunque ti sto sentendo tutto sommato bene. Quindi adesso stiamo facendo un'altra prova, più o meno nelle stesse condizioni, con Galaxy Watch 6 Classic. E allora, accelero un attimo, nel frattempo continuo a parlare, che così capiamo anche come viene registrata la mia voce. Adesso sono a una buona velocità. Come stai sentendo il vento? Lo senti? Ti sento sempre, comprensibilissimo, bene, però rispetto a prima qua si sente più rumore del vento, e probabilmente il sistema che taglia il rumore, l'anti-noise, non so come si chiami questo modello di telefono, taglia un po' di frequenza anche sulla voce, che è meno calda, diventa leggermente più metallica. Oltre a tutto quello che vi ho raccontato fino a questo momento, c'è una differenza interessante e importante anche per quanto riguarda i sensori, lettore del battito e anche e soprattutto il GPS, che però non sono gli unici miglioramenti, ma vanno un po' tutto a riguardare l'aspetto fitness, che è migliorato in senso generale ed era una delle grandi critiche che in passato aveva fatto a tutti i Samsung Watch. Allora, come vi dicevo, adesso abbiamo introdotta la batteria del corpo, che è quel dato fondamentale che prima mancava, perché prima avevamo tutta una serie di cose che ci venivano registrate durante l'attività fisica ma rimanevano fine a se stesse, mentre adesso proprio vengono inglobate e vengono inquadrate in un livello generale di energia che abbiamo nel nostro corpo. E per dirvi che energia poi vengono associate sia all'attività fisica che al modo in cui dormite, utilizzando tutti i vari sensori. E finalmente, dico veramente finalmente, hanno introdotto questa funzione che io trovo molto interessante, ma soprattutto va un po' a fare un quadro generale, e ripeto, prima mancava, finalmente l'hanno introdotta. E poi appunto, come vi dicevo, è migliorato, sono migliorati anche i sensori. Ovviamente c'è il sensore di battito cardiaco, abbiamo anche il sensore di lettore di temperatura, ma soprattutto quello cardiaco è migliorato, adesso a 13 LED, ed effettivamente se posizionato in modo corretto, come sempre, quindi tenendolo un pochino più alto,
insomma, dopo un pochino più alto sul polso, il rilevamento dei battiti è estremamente preciso. Non manca ovviamente la possibilità di fare l'ECG e poi durante l'ECG potete anche vedere se ci sono segni di fibrillazione atriale. Di secondaria importanza invece per me è la presenza appunto del lettore di temperatura, che comunque evidentemente viene utilizzato di più durante il sonno, ed effettivamente l'ho trovato preciso. Adesso riconosce eventuali pisolini che facciamo nel pomeriggio, sommandoli quindi al totale delle ore di sonno. E poi, come vi dicevo ragazzi, il GPS ha avuto un netto miglioramento, più che altro un netto miglioramento rispetto alla passata generazione, soprattutto in ambienti e in situazioni difficili. Guardate queste due tracce, una fatta con il Watch 6 Classic e l'altra fatta con il Watch 7. E vedete come il Watch 7 è nettamente più precisa. Guardate come in alcune situazioni il Watch 6 Classic va proprio a tagliare in mezzo ai palazzi, mentre dall'altra parte segue estremamente meglio la strada. E con quale risultato? Beh, col Watch 6 Classic ho registrato 7,48 km, mentre dall'altro lato abbiamo 7,66. Quindi abbiamo una differenza di oltre 100 metri che su 7 km, anzi quasi 200 metri, che su 7 km è una differenza, insomma, estremamente, estremamente importante. Quindi, in conclusione, cosa dire di questo Watch 7? Beh, che per me è un miglioramento significativo rispetto alla passata generazione. Esteticamente, Watch 6 normale e Watch 7 sono praticamente identici, se non per i cinturini nuovi, però è migliorato tantissimo dentro, per l'autonomia, per le prestazioni e anche per il sensore, insomma, per tutto quello che riguarda lo sport. Quindi ragazzi, un ottimo prodotto, con un po', insomma, il solito limite dell'autonomia, che è buona appunto, è migliorata, ma non è ancora, insomma, probabilmente sufficiente per molti. Detto questo, spero che il mio video vi sia piaciuto. Se ho dimenticato qualcosa, se volete qualsiasi domanda, fatemela qui sotto nei commenti, e se vi va, noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto da Daniele Pintus.